perso è caduto, chi ha vinto è stato glorificato. Ogni anno tutto ricomincia e la fiamma dell'eterno conflitto tra le fazioni di League of Legends si riaccende più lucente che mai. Preparatevi a Red Bull Factions 2018. Signore e signori, eccoci qua tornati. Io sono Telenasqua, sempre affiancato dal carissimo Kerren. Bentornati qui con noi. E prima di addentrarci nella giornata, come il video vi ha appena fatto vedere, vi ricordiamo che i qualifier per il secondo Red Bull Faction si terranno a brevissimo e le iscrizioni sono già aperte. Per avere tutte le info basta andare sul sito pge.gg o semplicemente in chat per voi che ci state seguendo su Twitch, punto esclamativo RBF, Red Bull Factions. Qui trovate tutte le info e tutti i link. Ma comunque, torniamo a parlare invece della giornata di oggi e degli LCS. LCS che ieri hanno avuto l'introduzione dell'8.15, quindi abbiamo visto l'unlock, l'arrivo della nuova Akali e ha fatto il botto. Che arrivo decisamente, perché è arrivata, eravamo tutti convinti che sarebbe stata ok, possibilmente forte in competitivo a causa delle sue meccaniche complesse, a causa della possibilità di resettare la torre, quindi facilitare i dive, e diciamo, vabbè, però un po' debole in live, vediamo in solo performance molto discrete, niente grandi performance. E poi la selezionano Perks, giocando discretamente. Sì, ma su Perks penso che sia stata più l'incoscienza degli Unicorns of Love a portare la sconfitta che l'Akali, sì, di Perks. Assolutamente. Come invece è successo per l'Akali di Caps. Akali di Caps disumana. Ieri Caps stava letteralmente smurfando. E con Illisang che gioca un Pyke propositato, qualcuno glielo banni davvero. Non perché non vogliamo vedere Illisang giocare Pyke, è un piacere per gli occhi, però regà, è proprio ma Akali non è stata l'unica cosa ad essere reworkata ieri. Sì, perché abbiamo visto il rework anche di Martino Larsoni, Reckless, che torna in una forma nuova e sfavillante, riuscendo a giocare uno stile di gioco completamente diverso da quello a cui ci aveva abituato. Reckless, un giocatore molto demanding a livello di risorse sulla mappa, ieri l'abbiamo visto essere reintrodotto in quella che è la recente macrostrategia dei Fnatic: nessuna risorsa in corsia inferiore, prendi un ADC sicuro, farma dalla distanza e nel frattempo Illisang e Cap vincono la partita. Ciononostante, pur essendo così sacrificato, Reckless ti tira fuori una partita con Ezreal da 30.000 danni in 30 minuti. 997 danni per minuto, diceva la grafica ieri. Cosa che gli vale poi l'MVP della partita. Giustamente, perché, nonostante lo score non eccezionale di 3-2-11. Support, era support. Ezreal support. Ezreal support, sì, assolutamente. Terza Akali di ieri arriva per mano di Nukeduck, che ha asfaltato i Vitality. Davvero. Vitality che vedremo oggi in apertura contro degli H2K che non ne vogliono sapere di giocare con la stessa formazione per due giorni di fila. È impossibile, davvero. Oggi non c'è Shook. Oggi non ci c'è sarà Sheriff Shook in corsia inferiore, quindi ancora una volta confuso da quelle che sono le scelte di... Allora, contesto. Ieri Sheriff, Shook ieri letteralmente era stato autofillato, tra tante virgolette. Sheriff, sì, non ha potuto giocare in corsia inferiore, purtroppo per un lutto in famiglia molto pesante che l'ha colpito. Quindi anche il nostro rispetto e le nostre condoglianze verso il giocatore. Oggi evidentemente la situazione sembra essersi calmata e effettivamente Sheriff torna a giocare. Non mi sarei aspettato di vederlo già da oggi. La settimana prossima me lo sarei aspettato, ma sì, proprio subito da oggi, proprio ok, funerale fatto, pronto a giocare. È stato curioso, sì, vederlo davvero, proprio durante l'intro. Allora, aspettando un po', non è la prima volta che succede che qualcuno colpito da pesanti lutti familiari, okay, decida di sforzarsi nel gioco per superare la cosa. Chiaro, quindi ti butti sul lavoro quando succede qualcosa di questo genere. È anche, esatto, è anche normale come reazione. È la tempistica con cui l'ha fatto che stupisce, perché magari dici una settimana, magari ti succede nel mezzo della settimana, ma sì, arrivi poi al weekend in cui devi giocare per gli LCS e li giochi non tranquillamente, però li giochi concentrato, mettendo tutto te stesso in quello, e ci sta. Comunque, però, i suoi avversari oggi saranno dei Vitality che ieri non hanno affatto convinto. Purtroppo i Vitality hanno provato a giocare in 2 contro 5 con Kabo, Shard e Attila contro il mondo, Kikis e Jizuke non pervenuti
con delle performance davvero altalenanti da parte di Jetro. Ma entriamo subito in draft e vediamo un po' che cosa succede, che cosa andranno a selezionare, che cosa andranno a giocare Vitality contro gli H2K. Secondo te che cosa ti tirano fuori? Perché allora, ieri abbiamo visto che il ban di Trundle, Ban di Akali senza ombra di dubbio. Ma più che Akali, il ban di Trundle ieri ha dato non pochi problemi a Kikis, che si trova sbalzato dalla sua zona di comfort e con Gragas non ha performato meccanicamente. Ok, finalmente ci siamo. Ti stavo dicendo, Gragas meccanicamente tutt'altro che on point ieri. Banna di Fizz. Vi ricordiamo che siamo in 8.15 e Fizz è sbroccatissimo. Fizz è davvero tanto tanto forte. È disgustosamente sbroccato. Hanno aumentato gli scaling trasformandolo in un assassino che non deve più pensare a quello che sta facendo prima di farlo. Gli basta mettere a terra il suo squalo anche corpo a corpo per avere un danno che scala con il 90% dell'AP. Bannato Trundle, come dicevamo, da parte degli HK. Bannato Rakan contro Jektroll. E viene rimosso Nocturne e viene rimosso Aatrox. Quindi diciamo che il manca Thalia. Manca Thalia e poi siamo a posto. Dovrebbero bannarla adesso. No, invece vanno per il ban di Akali. Dopo la giornata di ieri ce lo si doveva aspettare. Però i Vitality, se non sanno giocarci contro, pensi che sappiano giocare il campione? Penso che gli H2K non vogliono correre questo rischio, che è ben okay. diverso. Si trovano red side, non vogliono impostare il power trade su di lei. Thalia. Okay. Thalia non è stata bannata, parlavamo di lei, e infatti viene immediatamente selezionata. La preferirei in mano a Kikis. E infatti stavo proprio per arrivare a chiederti questo. Kikis o Jizuka? Perché Jizuka ieri su questa Thalia, alla fine della partita, ha fatto una tonnellata di danno. Hai visto proprio la statistica? Danni, il picco era Jizuka, ma non ha performato per nulla bene nelle fasi iniziali e nelle fasi centrali. Anzi, ha dato tante tante kill, permettendo a quella Kali di scalare. Abbiamo intanto Tahmkench per gli H2K di fianco a Ryze per la corsia centrale. Ryze potrebbe soffrire una Thalia giungla e quindi mi piacerebbe vederla da parte di Kikis. Ma anche Thalia in corsia centrale contro Ryze non se la cava male. Vedremo dove decideranno di flexare i Vitality. Potrebbe addirittura finire in corsia inferiore. Sheriff in teoria ieri doveva okay. esserci. Abbiamo visto Ryze da parte di H2K in corsia inferiore. Questo è vero. Viene questo selezionato è vero. Alistar adesso da parte dei Vitality. Oh! E anche Galio, che questa volta è open. Ieri è stato bannato a Jizuka proprio il suo Galio, su cui sta performando molto molto bene come non fulcro di ingaggio, ma come coadiuvante. Aiuta i suoi compagni a fare meglio il loro lavoro. Sì, allora, più che altro è come i Vitality giocano intorno a Galio a convincermi davvero tanto. Con un ma enorme, serve qualcuno che trasporti quel Galio. E rimosso Nocturne, rimosso Rakan, l'unico a cui mi viene da pensare è Camilla a questo punto, che gli H2K dovrebbero bannare in seconda rotazione. Beh, c'è già anche Alistar. Potresti usare Camille come ulteriore fulcro di ingaggio. Con Alistar funziona un po' peggio, perché Alistar deve comunque riuscire a trovare un flank, ed è più difficile per Alistar che per Camille. Chiaro, questo assolutamente. Il salto col rampino ovviamente ha un range maggiore, ha un'angolatura che può essere mostruosa. Sì. Dipendentemente da dove arrivi. Ok, sotto quel punto di vista sì. Seconda quindi, fase di ban. Ban per gli H2K, come detto, mi piacerebbe vedere. Ecco, il ban di Camille arriva subito come preventivato. Era troppo telegrafato il volerlo inserire in questa composizione. Vitality che potrebbero mettere Gnar nelle mani di Kaboshard a questo punto. Gnar ancora non sa contro chi andrà in corsia superiore, ma potrebbe essere interessante proprio per trasportare con sé Galio. Potrebbero andare a selezionare qualcosa di aggressivo come, non lo so, di fianco ad Alistar potresti andare a mettere anche Ezreal a questo punto. Proprio qualcuno per avere mobile, una lane phase sicura e mobile. E contro Tahmkench Ezreal Alistar funziona da dio. Più che altro perché hai un punching ball e puoi ingaggiare su qualcuno quando decidi. O disingaggiare nel caso in cui ci sia un gank da parte degli H2K, da parte di Sejuani, da parte di Ryze col portale di Reami. Rimossa Camille, c'è la possibilità di Jarvan quarto se proprio si vuole andare sullo standard. Però o lo bannano, no, bannano Gragas. Però considera questo, Kaboshard su Jarvan l'abbiamo visto molto performante. Ti ricordo quello swag, cioè proprio la combo che ha fatto sì. settimana scorsa, perfetta. Era una concatenazione di controlli magnifica legata proprio a Galio e a Jarvan. Quello è vero, mi piacerebbe a questo punto vedere lui. Però Jarvan sappiamo che solitamente va a gestire abbastanza bene le corsie laterali se si trova contro dei tank. Quella volta gli avevamo visto maltrattare un mondo in maniera molto marcata. E Gnar selezionato preventivamente. Sì, Smithy J l'abbiamo visto performare molto bene su Gnar, sì. quindi ci può anche stare come picca alla cieca. Ok, alla cieca, ma secondo te quel Gnar può dare abbastanza problemi al posizionamento di un Jarvan per Kaboshard?
Allora, Jarvan può gestire Gnar con un minimo aiuto. Se riesce a trovare la flag and drag, la combo che riesce a lanciare per aria Gnar, può anche bastarlo facilmente. Con un Electroshock l'impostazione non sarebbe nemmeno complicata, perché non troverà mai un'impostazione per Grasp of the Undying. E infatti eccolo lì, Jarvan, eccolo lì, arriva. Vitality che proprio giocano da manuale, hanno già utilizzato questa strategia, la utilizzano ancora una volta. E quindi arriva la coppia di Demacia. Coppia di Demacia va affiancata adesso da cosa? Un Lucian? Swain? O Ezreal alla fine, per andare veramente sul sicuro. Forse Ezreal no, non manca DPS. Potrebbe andare bene anche lui. Miss Fortune! Ok, che è forte! Sì, molto forte in 8.15. Va bene. La 8.15 è una patch che non ha potenziato in maniera diretta Miss Fortune. Oh beh, oddio, parliamoci chiaro, Miss Fortune col Dark Harvest e anche Conquistatore ha una scelta infinita di rune. Penso anche il nuovo Raccolto Oscuro. Non il sì. Nuovo Raccolto Oscuro, perdonami. Il Raccolto Oscuro con il nuovo Rasoio della Tempesta. Draven per come Sheriff. Draven come risposta. Ok! Corsia inferiore molto aggressiva da parte di entrambi i team. Draven, Tam Kench contro Miss Fortune e Alistar. Conquistatori ne abbiamo? Sì. Che bello iniziare così la giornata. Sheriff Promiscue, raga. No, no, tranquillo, è il gioca potentissimo. Ah, no, okay. È Draven Support. Draven Support, adesso con i cambiamenti che vogliono fare a Tam Kench, la gente sta cominciando ad allenarsi a usarlo a DC. Non è vero, per favore, non prendetemi sul serio, non provate a farlo a casa, non mi assumo responsabilità su promontate per questo. Gli hanno soltanto duplicato il danno sul PBE e il cooldown, ma... Quel no, danno? No, il danno l'hanno rimosso. Ah, sì, gli hanno solo duplicato il cooldown. Si erano resi conto che la gente aveva ricominciato a usarlo in top lane. E allora hanno deciso di rimuovere il danno. Cosa pensano che succederà? Se vogliono aumentare il cooldown, allora o lo uccidi. Aumentare è un conto, raddoppiare è un altro. In effetti sì. Sincero, per quale motivo raddoppiarlo addirittura? Perché capisco l'idea, Tam Kench è troppo sicuro, è frustrante da gestire e anche da guardare. Ma raddoppiare un cooldown è tanto, E vabbè, va bene che la lanterna di trash, per dire, ha 22 secondi di cooldown tra il livello 1, se non erro. XD. E il divorare di Tam Kench ne ha 14 attualmente. Diventerebbe 28 nella versione rinnovata. Intanto però... abbiamo visto gli occhi di Jizuke al cielo, abbiamo potuto leggere il labiale, abbiamo visto una chiara immolazione della sua anima alla Madonnina di Mondragone che possa vegliare su di lui durante questa partita. E quindi, signore e signori, per voi che ci state seguendo da casa, iniziate da subito a spammare con i vostri hashtag, perché si sta entrando sulla landa degli evocatori. Secondo voi, chi porterà a casa la vittoria? Il duo di Demacia, Jarvangalio, i Vitality o gli H2K con il ritorno di Draven? Hashtag VIT win contro hashtag H2K win. E il tuo hashtag a chi va? Alle spade di Ossidiana. Secondo me l'Ossidiana può essere sciolta per farci una spada, ne sono quasi sicuro. Non lo so, dovrei vedere un video io per poterlo effettivamente... Non ti fidi, se no? No, Kiki's devo aggredito. Vedere per credere. Kiki's viene aggredito, ma soltanto rallentato da Smitty J. Tornerà in base? No, neanche. Cavo Shard che va un'altra volta per evocazione di aerei con queste bandiere dalla distanza, continua a danneggiare gli avversari. È una tipologia di Link Phase che Cavo Shard usa spesso... contro proprio campioni fragili come Gnar. Fa strano vederlo, perché dici, vabbè, dai, non funziona. E invece. E invece. Gnar comunque, dalla sua, avendo l'evocazione di Aeri e avendo lo scudo di Doran, soffrirà quella che è un setup da parte di Jarvan volto proprio a questa razza sostenuto in corsia. Potrebbe pentirsi molto in fretta del suo setup iniziale, Smitty J, mettiamola così. Smitty J che adesso sta aiutando quella Sejuani in corsia superiore, mentre il resto di Vitality è sul lato inferiore della mappa. Vanno a prendere questo blue buff con Jektrol che se lo tanca. E devono stare attenti, non devono fargli perdere la pazienza, altrimenti un reset sarebbe il disastro per il jungler dei Vitality. Niente, okay. Non viene resettato per fortuna. No, perché ho visto Alistar così vicino, un attimo mi sono intimorito. Sì, avrebbero perso un sacco di tempo e sì. Non è una cosa che puoi permetterti su Thalia. Thalia che adesso si sta spostando verso il suo blue buff. O verso la corsia centrale addirittura. Vuole provare il Seismic Shove. Non lo trova. Selfie schiva prontamente con un buon sidestep. Jizuke l'aveva anche trovato. L'aveva messo, tra virgolette, in una posizione ottima.
provocazione che non va a segno. Pugno per terra, farma l'ultimo minion e tanto i jungler si scambiano lato della mappa. Si scambiano lato della mappa con Talia, che però è riuscita a trovare il potenziamento blu avversario. Adesso Sejuani cerca di portarsi nella metà campo nemica, mentre Attila si è mangiato degli schiaffi a colazione oggi. Per davvero, non puoi andare ad affrontare un Draven che è livello 2 mentre tu sei livello 1. Ma soprattutto il conquistatore contro il raccolto oscuro. Il raccolto oscuro è molto efficace su Miss Fortune, per carità, ma non è una runa da trade diretto. È una runa dove tu vuoi, per sbaglio, one-shottare una persona di Q. E devi arrivare al punto, devi ottenere delle cariche di raccolto oscuro. Prima che ci arrivi devi effettivamente uccidere dei minion cannone. Ed è appena arrivato in corsia la prima ondata col minion cannone. Sejuani si sta portando addirittura verso i Lama Becchi prima del potenziamento rosso. Questo potrebbe farle perdere un bel po' di tempo. Kikis non va solo per i lupi piccoli. Potrebbe incontrarsi in maniera abbastanza scomoda con il jungler avversario nella sua metà campo. No, Kedrel ha rinunciato al potenziamento per i Lama Becchi. Questo mi lascia confuso. Più che altro hai... volevi rimuovere proprio quel red buff? No, dai, Kikis, dai. Ti prego, ammazzalo. Ammazzalo! Ma prego, non cincischi! Ok, ce l'ho fatta. Red buff che finirà nelle sue mani adesso. E come dicevo, puoi rimuovere quel red buff a Kikis. È un crowd control in più di cui non dovrebbe aver... non bisogno, ma non dovresti darglielo. Sì. È uno strumento in più per una gank che già è facile da settare, perché costringe un flash grazie al seismic shock il più delle volte. Kikis qui è stato spottato dal lume, non penso ci potrebbero essere impostazioni aggressive. Comunque, più che altro è anche perché l'accumulo di esperienza sui buff riesce ad essere più efficace. Non per l'esperienza del buff stesso, ma per la catch-up experience sui buff che vai a negare all'avversario se riesci a invadere con successo. Questo effettivamente per Kikis sarà uno start a 3 buff, con Kedrel che ha preso solo una Robobestia Cremisi sul primo giro. Ha preso i Lamabecchi, ok, ma non è niente di che. Cioè, non è sufficiente esperienza per giustificare la perdita di quel buff. Corsa inferiore, Attila vuole aggredire. Addirittura il dive con Jizuke, che è assente dalla corsa centrale. Hanno anche rimosso con il bulbo della visione. Arriverà il taunt da parte di Jizuke. Il flash ingaggio da parte di Jekro. La doppia provocazione, il knock up c'è. No, perché hanno portato dentro il pancione di Promiscue una persona. E ora primo sangue. Seconda kill nelle mani di Galio. Vitality che vanno per la giocata pratica, il loro classico. Daiviamo qualcuno sotto una torre. Perché no? Se da un lato effettivamente Sheriff aveva fatto un miracolo dal punto di vista meccanico, riuscendo a interrompere la combo di Alistar con la spazzata di Draven, Jektrol dice: sai cosa? Flasho in e comunque ti blocco. Rivediamo. Qui Jektrol prova a ingaggiare, arriva la spazzata di Draven e lo blocca a mezz'aria, ma flasha dentro, ne trova due col polverizzare. Arriva la provocazione di Jizuke, il pugno di giustizia viene interrotto dal divorare di Promiscue. Poco importa, è Attila a raccogliere il primo sangue grazie alla sua Miss Fortune, e Jizuke grazie al pugno potenziato della passiva ne trova un'altra per sé. Altro perché flashare da parte di Sheriff? Sa che è morto a questo punto. Sono quattro persone lì, non fuggi. Ci volevi provare Proprio tirare la corda fino alla fine. Sì, esatto, è quello che è successo. Promiscue in corsia centrale rimuove visione, rotazione da parte sua, cerca di dar manforte al proprio mid laner. Dare manforte a un Ryze forte solo di una lacrima della dea con un Tam Kench non è la più semplice delle cose da fare, per quanto effettivamente col potenziamento glaciale il setup potrebbe esserci. Corsia inferiore invece vediamo Attila che già inizia ad accumulare le sue stack, ne ha 32 sul suo raccolto oscuro. Quella è una runa che dopo un po' inizia a farsi sentire. Hai Miss Fortune che diventa la cugina di Nasus, praticamente. Per davvero? Ma neanche un singolo livello di E? No. È leggermente aggressiva come cosa? E la build con il raccolto oscuro. Ma almeno un livello pensavo lo prendesse per lo slow, così che può piazzarlo meglio. Su questo sono d'accordo, però evidentemente Attila... Attila, controlli? Per Attila, lui vuole uccidere le cose, non vuole controllarle. In effetti. Violenza! Attila, adesso lo vediamo lì in corsia centrale, di nuovo insieme a Jektrol, Jizuke, il suo pugno di giustizia cercava il wave clear. E troverà anche l'uccisione? Sarebbe tornato, infatti... quello scudo! Quello scudo mia. Di selfie, bravissimo a utilizzare la sua passiva in maniera corretta, Kikis vuole... Niente. Salvato dall'ondata dei servitori. È arrivata veramente nel momento giusto. Però Kikis ha di nuovo pressione adesso sul quadrante blu di giungla avversaria. Sarà un altro potenziamento blu per la sua Talia? La giornata di Smitty J contro i Misfits. 100% di kill participation al 15esimo.
per il 72% del tempo ha giocato sulla metà campo avversaria. 32 minion di differenza. Non male. Non male, non male. Quello che vedete, il 72%, la statistica è chiamata forward ed è quanto tempo hai passato oltre la linea di metà campo. In generale, vogliono di nuovo divare qui Vitality. Adesso vogliono soltanto la torre. A questo punto, per quale motivo non dovrebbero prendersi la torre? Ti stavo dicendo, in generale, come vediamo anche dalle statistiche, quella dei Misfits contro gli H2K non è stata una bella partita per i Misfits. Gli H2K hanno controllato buona parte del gioco finché un tentativo disperato di Baron non li ha condannati. Attila da solo con la torre in corsia inferiore. Insiste e dovrebbe trovare il primo mattone per sé. C'è Sheriff, deve indietreggiare. Ok. Per forza di cose chiedere occhio le selfie capo. In corsia superiore. Capo deve stare attento. Arriva la sua ultima e ora ci sarà anche selfie. Tenterà il knock up. Tenta di incastrare Kedrel sotto la torre. Arriva la ultima di Galio. Flash difensivo da parte di TJ. Troppo tardi. Troppo tardi Jizuke è arrivato. E alla fine Vitality rispondono con quello che è il drago dell'oceano, che arriva all'ottavo minuto. È un eccellente drago da mettere dalla propria, specialmente se sei in corsia inferiore. Arriva qua Sheriff potrebbe essere divorato a parte i Promise, invece no, decide di lasciarlo a morire. Kikis prenderà l'uccisione, non finirà nelle tasche di Miss Fortune, ma ottiene comunque la carica del raccolto oscuro. Qui mettiamo giù, riguardiamo l'azione prima, in corsia superiore, dove è arrivata la prigione glaciale. Cabo Shard riesce a trovare il flag and drag su due, mette a segno il cataclisma, il flash attraverso il muro, ma non importa. Smithy J, il buon Maurizio, riesce a raccogliere l'uccisione e riesce ad allontanarsi insieme ai compagni di squadra. Gestito perché molto bene. Troverà alla fine questo Rise, viene bloccato, un po' di trade, poco da fare. La torre intanto in corsia inferiore, a parte i Vitality, viene presa. Volevo mettere giù una postilla su quello che è successo in corsia inferiore per un'interazione tra quello che è il funzionamento di Talia e quello che è il funzionamento di Tahm Kench, ok? Se Talia utilizza il muro della tessitrice in obliquo, l'hitbox viene spostato ed è leggermente superiore al range di divorare i Tahm Kench. Un muro obliquo impedisce a Tahm Kench di divorare l'alleato. Non è Promise Q che voleva male a Sheriff. No, purtroppo... no, assolutamente. No, io l'ho detto così. Sì, come sì, no, fosse, per carità. Però effettivamente a livello pratico funziona in questa maniera. Comunque, Attila continua ad accumulare risorse. Ha quasi il doppio del gold di Draven. E questo non è bello se sei Draven. Vantaggio di 23 minion. Vantaggio di un'uccisione. Vantaggio di 2 assist. Dovrebbe aver già completato il primo oggetto da letalità. E infatti eccola lì, la lama di Yomu. La lama di Yomu, nonostante quello che è la build da one hit con il raccolto oscuro? Sì, sì, ti serve all'inizio la lama di Yomu, okay. E poi vai per la lama crepuscolare di Draktar. Mi sarei aspettato proprio il one shot aggressivo da parte di Attila. Violenza a spam. Ok, il flagello di Dio giustamente deve farsi rispettare. Però no, la lama di Yomu è molto utile su Miss Fortune. Sinergizza molto bene anche con la velocità di movimento passiva. Adesso prenderanno una seconda torre grazie a quello che è la bandiera di Jarvan, lo stendardo gli dà un po' di attack speed. Kikis intanto inizia col messaggero e vogliono proprio aprire la mappa. E i Vitality hanno detto: raga, questa finiamola in fretta che devo giocare a Hearthstone. Ho come l'impressione che Kikis non ci regalerà tantissime altre performance su Gragas dopo quello che abbiamo visto ieri. Molto più a suo agio su un carry jungler come questa Talia. Occhio a Smithy J. Ingaggio da parte di Jackdroll. No, decide di ritirarsi. Riescono a trovare una torre in corsia inferiore nel frattempo gli H2K, cercando di colmare, anche se solo minimamente, il divario in struttura e in gold. Però i Vitality hanno un vantaggio di 2200 unità sul tabellone, vantaggio in kill, vantaggio in torri e soprattutto vantaggio in pressione. Stanno applicando una pressione nettamente superiore e lo vediamo anche dai lumi. Guarda il quadrante rosso della giungla degli H2K, disseminato di lumi blu. Hanno visione in tutti gli angoli della giungla avversaria, e questo vuol dire tenere controllo della giungla. Tenere controllo della giungla vuol dire poter gestire meglio il jungle dell'avversario e gli spostamenti degli avversari da una corsia all'altra. Con le due corsie laterali che sono a terra, vuol dire che sai gestire perfettamente la partita, perché sai come reagire. Arriva infatti, guarda qua, okay. Cabo Shard trova l'ingaggio su Kedrel, l'ultima da parte di Kedrel per bloccarlo istantaneamente. Jizuke è pronto alla provocazione, non la troverà, invece Kikis sarà qui presente a danneggiarlo. Cabo Shard con un'ultima lancia. Occhio ad Attila. Da necessario, Promise Q trova il rallentamento. Arriva a teletrasporto a partire Jizuke per salvare Attila. Costretto a utilizzare il flash difensivo, ma così anche Promise Q ha flashato in avanti per provare a prendere quell'ingaggio. E occhio perché qui adesso c'è anche Alistar. Adesso difficile. Sheriff! Quel mamma. Quello stand aside di Draven. Tenta il flash Jizuke per l'ingaggio. Sheriff è cancellato dalla faccia della terra. Promise Q morirà a breve e lo accetta il suo destino. E stavano aspettando.
No, l'ha presa Kikis. Perché? Ma come? Ma sì, dai. Ma dai, ma stavano aspettando di darla ad Attila e l'ha presa Kikis così. Comunque, altre due uccisioni che piovono nelle tasche dei Vitality. Azione gestita molto bene da parte loro e molto male da parte degli H2K, che hanno oversteso in maniera disgustosa senza neanche un lume. I lumi che hanno piazzato li hanno piazzati quando era ormai troppo tardi. Li hanno piazzati per cercare di difendersi. Selfie. Arriva qua l'ingaggio da parte di Jektro. C'è anche la ulti, il TG2 che porta le reami. Purificazione realizzata. Kikis continua a lanciare raffiche filettate. E alla fine sarà il tornado di Jizuke. Ah, porterà a casa uccisione Sheriff. Molto aggressivo, grazie al conquistatore. Provocazione di Jizuke. Wow. Shutdown per Sheriff, che trova un bel po' di denaro in tasca. Smith J pronto all'ingaggio. Proprio su di voi. Immediatamente Jizuke tenta il knock up per salvarsi. Ma alla fine muore. Shutdown in tasca Smith J. Bella azione da parte degli H2K. Qui Vitality estendono un po' troppo il loro benvenuto all'interno della giungla nemica. Però alla fine questa è anche una vittoria molto importante per i Vitality, dovessero riuscire a portarla a casa, perché per loro basta un punto per assicurarsi playoff. E oggi sono decisamente più convinti di ieri. Qui stiamo rivedendo l'azione con Selfie che è stato aggredito. Lo stordimento da parte delle stacche di Jektroll blocca il portale dei reami, ma Selfie si salva grazie allo scudo della passiva in prima battuta, cosa che obbliga Jizuke a overestendere insieme a Kikis per trovare l'uccisione. E nonostante lo scudo di Durand avesse provocato Draven con l'ultima ascia trova Kikis, trova pochissime stacche di adorazione, ok, però le trova, sono statistiche bonus. E uno shutdown su Jizuke da parte di Smithy J. Smithy J ancora mai morto, buona kill participation. Gnar è davvero comodo su questo campione. Viaggia abissale, arriva l'ingaggio a parte di Kedre, l'ultimo di Sejuani. Capo Shard utilizzerà il suo flag and drag, flash difensivo per bello. Evitare il rallentamento di Promiscue. Quel flash era dritto per dritto. Bello, bello, bello. Intanto, per chi si chiedesse come mai il portale dei rami non sia stato cancellato immediatamente dallo stordimento, il punto è che l'animazione del portale dei rami non viene cancellata, viene cancellato solo l'effettivo teletrasporto. È una, non dico bug, ma è un problema della modalità spettatore quello, non è una cosa che va ad influire direttamente il gioco. Drago infernale per i Vitality, ben venga quello su Miss Fortune, che alla fine sta andando per la mannaia oscura. Giustamente deve andare a rimuovere quella che è l'armatura in ogni modo e forma da ogni singolo avversario. Più rende fragili gli avversari e più è facile trovare un'uccisione. Hai anche Cabo Shard da fare danno sostenuto fisico. Considerando che intanto ingaggiano su Kedrel. Kedrel. Esserci lo stun, arriva il knock up da parte di Cabo. Arriverà la ultimate. No, perché c'è Promiscue a divorare immediatamente quella Sejuani e portarla in salvo. Stavo dicendo, ricordiamo che i Vitality hanno già due forme marcate di Armor Shred: la mannaia oscura di Miss Fortune quando arriverà, e anche il giavellotto del dragone. Occhio a Kikis. Ah, arriva qua la ultimate di Kikis. Riuscirà a mettere fuori posizione Promiscue. Invece, no, non va a segnare Seismic Shove. Jizuke vuole trovare la provocazione, però è pericolosissimo. Si lancia in mezzo, provoca effettivamente Promiscue, un knock up da parte di Jektroll. E Kikis conclude la pratica grazie a un'ultima raffica filettata. Bravi Vitality qui, non gestita in maniera pulitissima l'azione, però comunque va a loro favore. Con gli H2K che sono sempre più dispersi sulla mappa, si fanno trovare fuori posizione. Sheriff non è a suo agio, sta buildando la build dell'Ikea, 2 MC spada e un scettro vampirico. Che cosa sono quelle 2 MC spada uno dopo l'altro? Cerca di fare più danno possibile con ogni singola ascia. Ok, però... Sì, lo so, è orribile. Sì. Non è efficiente. È lentissima come build, non completerai un oggetto per il primo quarto d'ora. Infatti siamo al 15° minuto. Miss Fortune ha già dalla sua una lama di Yomu. Letalità c'è per lei. Tu non hai statistiche bonus date da un oggetto completato. Che brutta situazione per Draven. Per davvero, perché ora si troverà sempre più in difficoltà nel tempo. E Kedrel potrebbe essere trovato fuori posizione. Jektroll tenterà l'ingaggio su di lui. Invece no, semplicemente vuole chiudere Smithy J, perché Kikis e Cabo l'hanno già ingaggiato. Arriva il knock up, arriva la testa difensiva. Non serve nemmeno. Shutdown nelle tasche di Attila. E un'altra uccisione per lui. Altro denaro che finisce nelle sue tasche. Vuol dire altri oggetti da letalità e facilitare ancora di più il one shot che sta tanto cercando con quel raccolto scuro. Che poi, per carità, Miss Fortune nella sua build da raccolto scuro, lo scaling è dato dal raccolto scuro. Non hai un hyper scaling da critico, per dire, perché comunque vai a itemizzare verso letalità. Selfie si porta in corsia inferiore col portale dei reami, vuole aiutare i compagni di squadra. Occhio a Jektroll, tanti danni. Molto attento, prigioniero unica da parte sua, ultimate da parte di Attila. Alla fine sapeva di essere morto. Utilizza un'ultima testata e va direttamente dentro una raffica arcana di Ryze. Davvero, davvero scomoda situazione. Jektroll si era posizionato malissimo in quell'azione. Ci saluta, peccato, mai morto finora, ma...
non gravissimo, semplicemente perdono pressione in corsia inferiore ai Vitality. Stavamo parlando dello scaling di Miss Fortune. Miss Fortune deve vincerla adesso, tra il 15esimo e il 25esimo minuto di partita. Deve prendere quel vantaggio che sta prendendo finora. Se riesco. Arriva l'ingaggio da parte di Kedre. Wow. Jizuka che è riuscito a, a lanciare immediatamente quella che è la sua E, il pugno dell'eroe. Pugno di giustizia. Pugno di giustizia, giusto. Il pugno di giustizia, nel momento in cui parte animazione, non puoi bloccarlo. Già. È riuscito a canalizzarlo un secondo prima in gaggio da parte di Cabo Shard. È già stato cancellato, Sheriff. Tra Kikis e Cabo di Bust ce n'è. Arriva il muro della tessitrice. Kedre l'ora che deve flashare attraverso il muro. Non può lasciare grazie al suo assalto artico. Selfie rallentato. Va a bloccare immediatamente Cabo Shard. Jizuke. Provocazione flash. Ok. Non pulita. No, per nulla pulita, no. Però alla fine 3-1-4 il suo Galio si sta comunque facendo valere. Jack Troll aggredito. Verrà divorato. Sì, viene divorato per mano di Promiscue. Lanciato immediatamente per aria grazie a quello che è la ultimate. Si tanca senza problemi la torre. No, non continua ci credo. E alla fine l'ustione porta a casa la kill. Jack Troll ben felice. Utilizzano ultimate per liberarsi dal divorare. Bravo. Bravo davvero. Molto ben impostata l'azione da parte sua. Riesce anche a tankare una tonnellata di danni. E adesso insieme ad Attila hanno risposto perfettamente all'ingaggio avversario e insistono ulteriormente sulla torre. Draven è andato per la Brama Sangue come primo oggetto. Ti serve Rubavita contro quella Miss Fortune, perché rischi non poco. Anche se hai solo il 70% degli HP, avevi bisogno di quel Rubavita. Rivediamo che cosa è successo. Prima ai danni di Sheriff, perché Cabo Shard salta in avanti. Vede che Sheriff ha poca vita. Cabo Shard lo va a... semplicemente trova una schiacciata, la classica schiacciata da NBA da parte sua. Ed è Kikis a raccogliere l'uccisione con la punizione congelante. Qui in corsia centrale, Promiscue e Selfie stanno facendo nulla. Fa vedere i suoi denti, Promiscue. Sì. Ok, puliti. Faccio i complimenti all'igienista dentale che lo sta seguendo in questo momento. Però a livello di macro game, i denti di Promiscue non sono particolarmente rilevanti. Sei sicuro? Attila è enorme, ha anche i gambali del Berserker adesso dalla sua. 204, 196 minion, grafiche sparaflescianti. Stiamo vedendo le prossime partite dei Vitality e non sono comodissime. Non sono Misfits partite facili. G2. Per nulla facili come partite per loro. Misfits che però sono fuori forma e potrebbero trovare la vittoria contro loro. I G2 invece sono molto in forma. Per quanto altalenanti, sono più in forma dei Vitality. Quello sì. Quello sì, però anche loro tiltano ogni tanto e questo potrebbe portarli ad essere scoperti in alcune condizioni. Vedremo. In ogni caso, come grafica ci mostra, Vitality al quinto posto, se vincono questa, bloccano il loro posto ai playoff. Per loro questa vittoria è fondamentale e penso che sia anche per questo che hanno tirato fuori adesso questa Miss Fortune. Dicono, ragazzi, giochiamola sicuro, tiriamo fuori un asso nella manica, vinciamo questa partita e assicuriamoci i playoff. Poi pensiamo a tutto il resto. Gizu che qua bloccato, la prigione è l'unica selfie con quella combo. Portaliere Ami prova a salvarsi, però Jarvan potrebbe partire di ingaggio. No. Flag and drag, no, niente da fare. Non c'era il range. Gestita molto bene l'azione da parte sua. Selfie sta giocando un partitone, tanto per cambiare. Selfie è davvero bravo come mid laner. Date a Selfie un team. Date a Selfie un team, ormai è 7 mesi che lo diciamo? Sì. Circa. Te l'ho detto, faremo il... il change.org. Il change.org. Arriva l'ingaggio a partire Jack Lolaim e non trova il knock up. E ora subito vanno a seguire. Bravissimi gli Jizuke. Jarvan! Uno contro ingaggio. Jarvan si lancia. Adesso arriva la ultimate con Galio. Non trova il knock up. Cabo Shard è morto da un'ultima sciarotante. Jizuke che trova la provocazione. Ma Sheriff è una macchina da guerra. La ulti di Attila ha subito costretto tutti i flash. Non tutti, perché Sheriff ce l'ha ancora. Però ok, quell'ingaggio era pulito da parte di Vitality, ma sono stati bravissimi gli H2K a punire gli avversari. E per la terza volta consecutiva un'azione decisa da un solo elemento, Jack Troll fuori posizione. Ok che sei Alistar figliuolo, ma non puoi permetterti certe cose. Bel flash da parte di Kikis, però vuol dire che adesso non ce l'ha per entrare nella tana del barone. E Attila cerca di fare davvero l'impossibile arrivati a questo punto. Non può permettersi. Occhio. Di più. Selfie subito pronto a zonare. Occhio. Kikis che passa, no, per di là. Viene bloccato per mano agli avversari. Lo smite da parte di Sejuani c'è. Prenderanno l'uccisione su Gnar. Kedre l'ora costretto all'assalto artico. Kikis che verrà bloccato, ucciso da parte di Ryze. Cabo Shard tenterà il flag and drag. Va a uccidere Promiscue. Si prenderanno questa vita almeno. E anche quella di Kedre, penso. Perché sì, è una facile facile kill. Attila porterà a prendere a casa la kill. Esatto. Cabo Shard sta aspettando proprio. Eccola. Voleva darla Miss Fortune.
Non poteva, era troppo lontana Miss Fortune, non avrebbe mai raccolto in tempo l'uccisione. Va bene così, hai rimosso tre potenziamenti del barone. Quello che invece non va bene è come si è arrivati a quel barone. H2K riescono a ingaggiare su Jectral fuori posizione, riescono a ucciderlo nonostante la Suprema. Buona la comunicazione in quel teamfight da parte loro, perché hanno gestito molto bene i controlli, hanno gestito molto bene il peel nei confronti di una Suprema di Miss Fortune che sembrava volerli sciogliere. Quello stand aside di Draven ancora una volta che blocca le aggressioni da parte di Jectral. Sheriff sta facendo un partitone, lui e Selfie stanno davvero giocando bene. Strano, non succede mai con loro. Barone Nashor alla fine per gli H2K, ma rivediamo la selezione campioni? No, rivediamo Jectral. Ciao Jectral, tutto bene? Sei bellissimo. Rito? Jectral qui è stato aggredito da parte di Sheriff, è stato sciolto da parte di Smitty J, è arrivata la combinazione, la Wombo Combo, ma Smitty J ingaggiano direttamente su Smitty J, costretto al flash difensivo perché Jizu che con la provocazione sta per bloccarlo. E i Vitality, nonostante gli avversari abbiano il vantaggio del barone Nashor, vanno a pushare in corsa inferiore e penso vogliono andare direttamente per la base perché sono soltanto in due i membri degli H2K. Jectral addirittura che utilizza l'X-Flash attraverso il muro per zonare gli avversari. Draven e Ryze stanno split pushando mentre perdono la base. E sono gli unici due che possono fare qualcosa in quel team. Davvero? Perché? Follia, H2K. Ingaggia Jectral! Viene ingaggiato direttamente il povero Sheriff, salvato per mano di Promiscue. Flash difensivo da parte sua, Attila porta a casa la kill. E ora Ryze riesce finalmente a trovare il richiamo base. Jectral rallentato per mano di Smitty J, che vorrebbe utilizzare assalto artico. Arriva la ultimate di Ryze, porterà niente. Non c'è un turnaround da parte di Vitality. Smitty J continua l'inseguimento, trova il rallentamento con il masso, vorrebbe ingaggiare. Ingaggerà su chi però? Su Jectral? Su Cabo? Li lancia tutti e due contro il muro. Infatti Jectral è già morto. Provocazione da parte di Jizuke. Arriva il muro di attestitrice di Kikis. Smitty J che ora muore. E così Cabo va a prendere, infilzare la lancia dentro quel povero Ryze. E Draven era split pushare. Si è teletrasportato top per prendere solo la torre dell'inibitore e non l'inibitore. E poi tornare in base. Clean. Ok, no, alla fine se ci pensi non poteva fare nulla in quello scenario. Draven investe un teletrasporto per una struttura. Il teletrasporto tornerà, la struttura no. Da parte di Sheriff è stata sì una chiamata un po' azzardata, però non è stato male il trade che hai trovato in questo modo. Quello che è stato invece male è stato il follow up da parte di Smitty J su quell'inseguimento, che da un lato ha dato tempo a Draven di trovare la torre in comodità, ma dall'altro ha sacrificato, immolato due membri del suo team alla squadra dei Vitality. Più che altro sai cosa? Hai Draven che poteva prendere all'accelerazione, può ottenere attack speed grazie alle asce rotanti. Tanto vale andare a prendere quell'inibitore. Non volevi più rischiare perché... Allora, vediamo un attimo le tempistiche, perché qui Jizuke contro ingaggia, Smitty J viene ucciso solo da parte di Kikis. La torre è ancora top per i Vitality. Solo adesso viene conquistata, quando i richiami base stavano arrivando, capisci? Perché siamo già al 25esimo minuto, gli Homeguard ci sono sugli stivali. Non volevi rischiare. Nonostante la velocità di movimento dell'impeto di sangue che Draven può ottenere, non è così tanta da giustificare il rischiare contro un'intera squadra che sta tornando in base. Non lo so, forse gli H2K potevano provare a zonare un grammo di più per bloccare quelli richiami base e dare il tempo a Draven di prendere un vittore. Sì, su quello sono d'accordo. Sacrificavi magari una Sejuani e da quello ottenevi però altro. Sì, su questo sono d'accordissimo. Anche perché Sejuani, armatura di Warmog subito dopo la gemma del colosso cinereo, è una build che non si vede da tantissimo tempo, fragilissima. Sì, non ha resistenza fisica o magica e viene disintegrata contro quelli che sono i possibili danni di un Kaboshard che utilizza semplicemente la posa marziale. E cos'è? Danni 8%, 10%. 10%, giusto, 10% di vita dell'avversario. Considera poi anche la riduzione armatura. Arriva ingaggio da parte di Jectral. Mille pezzi. Arriva la combo da parte di Galio e Jarvan. Ultimate anche da parte di Miss Fortune. Uccidono anche Promiscue. Quindi due persone prese. E adesso i Vitality vogliono chiudere la partita. Vogliono andare ad assediare su questa torre della corsia centrale. Inibitore che andrà a cadere subito dopo. Facile facile. Una combo su un corridoio chiuso. Meglio di così cosa volevano i Vitality.
E giustamente adesso gli inibitori crollano come se fossero fatti di burro. Cercheranno forse addirittura la chiusura. Il setup sull'ondata dei servitori c'è. Stanno aspettando quei minion in corsia inferiore. Muro della testitrice da parte di Kikis. E adesso dovrebbe essere facile l'assedio. Questa torre è la prima a cadere con i super minion che la tanca. Ci sono due super minion addirittura. Selfie zonato da parte di Kikis. Il resto del team di Vitality continua a danneggiarlo. Ultimate di Sejuani che blocca effettivamente Caboshard. È tornato in vita. Promiskyu. Selfie, danni altissimi contro Kikis. Costretto a flash difensivo. Vitality che sono costretti alla fuga. Due torri del Nexus cadono. Caboshard ora flag and drag difensivo. Jinzuke rallentato, prenderà tempo per Attila per permettergli di salvarsi. Mi dispiace così tanto per Selfie perché sta giocando così dannatamente bene. Portale dei reami. No, niente portale dei reami. È semplicemente un viaggio abissale. Caboshard morirà. Shutdown! E Attila potrebbe morire perché Sheriff di velocità di movimento ne ha tonnellate. Ma anche Miss Fortune. No. Miss Fortune è la passiva attiva. Ha utilizzato precedentemente anche la lama di Yomu per distanziarsi ulteriormente. Miss Fortune si salva. Però gli H2K stanno trovando risposte. I Vitality, nonostante le aggressioni, nonostante la base avversaria completamente a brandelli, non hanno una gold lead così marcata. Più che altro non erano uniti contro quel Ryze che ha eliminato Kikis. Kikis zonato totalmente. Cosa succede? Deve ritirarsi. Gli avversari vedono che sono in superiorità numerica. Dicono ok, ingaggiamo. Guardiamo qua il replay. Qui muro della testitrice aveva zonato Kedrel. L'inibitore non è in vita. Quello che vedete è un bug grafico. Prigione glaciale che connette su Caboshard. Jethro si mangia una valanga di danni ed è costretto a indietreggiare. Kikis viene zonato immediatamente da Selfie, arriva la raffica arcana e scoppia il teamfight dopo che Sheriff uccide Jethrol. Flag and drag difensivo da parte di Cabo, Jizuke ingaggia contro tutti per allontanarli dal proprio tiratore. E Jizuke purtroppo ci lascia le penne, se di penne si può parlare parlando di un colosso di marmo. Smithy J insegue Caboshard e grazie al martello ghiacciato lo rallenta abbastanza da far raccogliere la kill a Sheriff con un'ultima ascia dopo il viaggio nell'abisso. Adesso i Vitality però vanno per il Barone Nashor. Dovrebbero riuscirci senza problemi. Jethrol va a zonare Kedrel. Decide di ritirarsi perché sono stati spottati. Sheriff stand aside da parte sua. I danni su Jethrol sono colossali. Mamma. Grazie ai critici. Attila tenta di aggredire Kedrel. I super minion sono in base. Jinzuke e Caboshard vogliono fare la chiusura. E arriva dai, qua il backdoor. Facile facile. Come fosse bere un bicchiere d'acqua. Attila andrà a prendere un'altra kill su Ryze. Cataclisma per concludere e festeggiare. Quella è la corona. Li porterà direttamente a quelli che sono i playoff. Backdoor Reno è giusto per far venire disordini post-traumatici ai fan dei TSM. Questa partita si chiude con un backdoor. Ci sta, hanno distrutto la base, era l'unica cosa da fare. Quanto è bello Yamato Cannon ingessato, l'uomo più sexy della terra veramente. E ma mai bello come la vittoria dei Vitality che riescono con un estro creativo a portare a casa una partita che stava iniziando a diventare complicata da gestire. Lo scaling di Draven, lo scaling di Ryze nei team fight iniziavano a pesare. Semplicemente teletrasporto di Jarvan, entrata dell'eroe di Gario o teletrasporto? Non ho visto questo. No, no, era l'entrata dell'eroe. Ah, perfetto, entrata dell'eroe, entrano in base. Facile facile concludere così quando non c'è nessuno a difendere. Bel bait però sul Baron. Quello è stato interessante, devo dire. Una macro impostazione, la classica strategia Beethoven, no? Un capolavoro di bait. Trovano il Nexus avversario con gli H2K che però non deludono. Ok, hanno perso ancora una volta, ma sono migliorati tantissimo. Da quando hanno trovato questa impostazione con degli effettivi mid laner come Selfie, come Larsen e non Shook, che per carità non me la sto prendendo con Shook come giocatore, ma non è un mid laner, non si sta allenando come tale, quindi ovviamente metterlo in una corsia che non gli è propria lo sacrifica. E che quindi dire? Vediamo questi Vitality che tirano fuori Miss Fortune, ci sorprendono con questo pick. Come hai detto tu prima, volevano garantirsi il posto ai playoff, dovevano prendere il controllo di questa partita immediatamente. Un pick d'early game con un paio di gank in corsia inferiore è il modo migliore per farlo. Sì, questo sì, anche perché da un lato c'è quella che è la lane opprimente draftata dai Vitality, ma dall'altro lato c'è il macro game e dall'altro lato ancora ci sono i danni, perché vediamo un po' di riprese oggi. Sì, Talia 18.100 danni. Ma i 20.600 di Draven dove li vogliamo mettere? Un Draven che ha iniziato la lane 0-2, permadivato, permagankato. Era 1-4-1 a un certo punto. Ciononostante, complimenti Sheriff, davvero. Anche Selfie, nonostante le difficoltà, nonostante la bassa presenza sulla mappa, 17.000 danni da parte sua. Gali, ok, il suo scopo è lanciarsi in mezzo e fare provocazioni. Non pulitissimo da parte di Jizuke. Anche Caboshard ha fatto un paio di errori grossolani. Sì, ma sai, quando hai Galio Jarvan dalla tua, comunque ci provi a ingaggiare, ok? Il... regia.
Sì, t'ha posto? Hanno cambiato qualcosa nella matrice. Qui stiamo rivedendo il primo dive, un ingaggio da parte di Jectrol che era stato inizialmente attutito da parte di Sheriff. Sheriff che... sì, quel flash era completamente inutile. Continuano le aggressioni all'interno della base nemica, quasi alle porte della base nemica. Arrivano da parte di Jectrol che ha giocato un buon Alistar. Non è stato Jectrol il problema è che Sheriff stava gestendo troppo bene Alistar con Draven. Era un come gli H2K stavano counterando i loro avversari che mi ha sorpreso. E infatti, se pensi ai teamfight in base dove i Vitality hanno oversteso non di tanto, ma tanto così oltre quello che si potevano permettere, subito venivano decimati all'interno della base avversaria. L'abbiamo visto su quello che è il Nexus che stavano per chiudere. Kikis viene preso fuori posizione da parte di Ryze e subito scoppia il teamfight. Cominciano gli H2K a inseguire i loro avversari e da là facile concludere, perché erano tutti senza risorse, a metà mana, a metà vita. Una cosa bella da vedere dei Vitality però è intanto un'intervista, perché abbiamo Laura Valet con Jectrol. Qual è stata la vostra mentalità quando siete entrati on stage per contrapartita contro gli H2K? Alla fine che fossero gli H2K o gli SKT non importa, il nostro mindset è sempre lo stesso. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare in partita. Abbiamo performato veramente bene. Durante il mid game avete perso un paio di fight. Come è successo, considerata la vostra team comp da team fight? Alla fine ci siamo fatti trovare diverse volte fuori posizione. Alla fine abbiamo perso il Nashor. Abbiamo cercato delle giocate pericolose, questo è il problema. Ora che siete ai playoff anche voi, cosa sono le vostre aspettative a questo giro? Alla fine ormai siamo arrivati, ovviamente andiamo per la vittoria. Alla fine stiamo cercando di puntare al punto più alto che possiamo raggiungere. Kikis porta un tempo di gioco completamente diverso nella squadra. E la partita di ieri non è stata il massimo, ok, però... alla fine avremo modo di essere sicuri di performare nei playoff. Beh, grazie mille per avermi dato il tempo per poter fare l'intervista. E qua adesso entreremo fra poco nella prossima partita. Allora, una parte fondamentale dell'analisi della partita che va specificata in diretta è avere la certezza. Sappiamo che Paolo Quadri è negli studi a Berlino, sì. Quindi Paolo, se ci stai sentendo, fatti dare il numero di Laura Valet, passamelo poi in privato, per favore, mi serve per questioni di ricerca scientifica. Tornando a parlare invece... Orabi? Sì, esattamente, per il ricercatore Oral-B. Ovvio. Dobbiamo parlare della draft e ti stavo parlando prima dell'intervista di come i Vitality stiano draftando in modo creativo intorno a questa Thalia. Perché ieri abbiamo visto il flex di Thalia in corsia centrale con Gragas in giungla per spostare Darius in corsia superiore, ma non ha funzionato, non per la draft, ok? Da parte di Yamato era una draft molto intelligente quella, è stata l'esecuzione in partita ad essere pessima. Oggi invece abbiamo visto comunque il focus su Thalia, ma arriva poi Galio che ha totalmente canalizzato la fase di ban degli H2K. Infatti abbiamo visto il ban su Gragas, abbiamo visto il ban su Camille e per poi andare comunque su Jarvan. Non si sono trovati preparati a quel Jarvan gli H2K, e questo si è visto perché non hanno giocato intorno a lui, hanno giocato in modo standard, non intorno a Jarvan. Più che altro la cosa è questa: hai bannato quella Kali sapendo che ieri lo dicevo prima della partita, quando eravamo in draft. Sì. Ok, i Vitality ieri sono stati asfaltati letteralmente da Akali. Se tu sai giocare con Akali, sai giocare con qualcuno che gioca Akali all'interno del team, sai anche giocarci contro, perché sai quali sono i punti di debolezza. Se hai visto ieri che i Vitality non sapevano gestire effettivamente questo campione, per quale motivo bannarlo? Solo per paura, perché non sai affrontarla? Posso essere sincero, dopo quello che abbiamo visto ieri, e te lo dice uno che aveva svalutato enormemente quella Kali, okay, ha senso averne paura. Ok, va bene, lo accetto. Signore e signori, ci prendiamo una velocissima pausa e ci rivediamo fra poco per il prossimo match.